l'opinione di Carlo Recalcati anche all'interno di questa tavola rotonda, coach, sul tema appunto riforma dei campionati e impiego dei giocatori giovani, chiamiamoli under, per i campionati di Lega Nazionale Pallacanestro. Qual è l'idea di Carlo Recalcati per cercare di migliorare un presente che comunque per i campionati, soprattutto di Serie A dilettanti, lotta con debiti, problemi di pagamenti di stipendi? Sì, io credo che si debba partire da questo, quindi bisogna fare una valutazione nel momento in cui affronti una riforma, partendo da un presupposto della realtà, di quello che è la situazione attuale e non di quello che era stato o che avresti voluto che fosse. Quindi bisogna essere molto realisti e sapere che siamo in un momento di difficoltà, siamo in un momento in cui credo sia giusto fare una riflessione sull'utilizzo degli under e quindi sapere che si è perseguito per anni questa strada in modo convinto, io dico anche in modo doveroso. Bisogna sapere anche fare una valutazione, fare un bilancio, pensando che si sono prodotti meno giocatori di quello che si pensava e soprattutto meno giocatori di qualità di quanto si pensasse, a fronte di un sacrificio che le società hanno dovuto sostenere perché è aumentato il costo di questi. Quindi bisogna essere capaci di affrontare la realtà, pensare che bisogna abbattere strade diverse, e strada diversa può essere quella che comunque tiene conto della necessità che gli under giochino, e a questo punto incentivare l'utilizzo piuttosto che obbligare l'utilizzo. È chiaro che poi dobbiamo cercare di avere giocatori under meglio formati e più pronti, e questo è un discorso che riguarda i settori giovanili e riguarda anche la categoria degli allenatori, che devono essere più istruttori di settore giovanile che non allenatori, soprattutto nelle fasce basse. L'altro commento che può essere interessante è quello di cercare una programmazione anche per poter abbattere determinati costi. Negli anni passati si è pensato a un campionato di dilettanti che avesse degli under con un numero progressivo 3, 4, 5, poi questo esperimento è stato messo da parte. Ecco, l'opinione di Recalcati sul cercare di programmare per gestire lo sport, il basket dilettantistico, con risorse sempre sempre più scarse. Innanzitutto appunto bisogna essere realisti e fare una disamina reale di quello che il nostro movimento basket può produrre e può permettersi in questo momento, per cui non possiamo pensare di fermarci alla parola professionismo e pensare solamente alla legge 91, ma dobbiamo pensare a tutte quelle parti del nostro movimento che fanno di professione il basket, e sono tanti, perché sono arrivi fino alla C1, forse non tutte, però ci sono molte società che di fatto sono professionisti, o perlomeno ci sono allenatori e giocatori che lo fanno di professione. Allora dobbiamo sapere se ad esempio il numero di squadre esistente in questo momento nel nostro movimento che fa questo tipo di attività lo possiamo sopportare. Se la risposta è no, dobbiamo cercare di ridurre, non dico drasticamente, però una riduzione va fatta. E l'altra cosa è che chiaramente dobbiamo sapere che abbiamo perso e stiamo perdendo interesse, perché perdiamo pubblico, perdiamo sponsor, che è la cosa forse ancora più grave. È ancora più grave che perdiamo spazio sui giornali, e quindi questo, le cose vanno poi un pochino di pari passo, e quindi bisogna essere anche un pochino coraggiosi e cercare di trovare in una riforma qualcosa di nuovo, qualcosa di innovativo, come fu a suo tempo l'introduzione dei playoff, e magari questa volta potrebbe essere l'introduzione delle conference, che potrebbero magari inizialmente essere capite poco o avere difficoltà di comprensione, che però possono accendere la fantasia degli appassionati.